Due protocolli e un solo nome, missione dignità, perché insieme ai soldi, alla casa e al sostegno delle persone vicine viene a mancare proprio la dignità quando invece che in un letto si dorme in stazione e quando, piuttosto che andare a scuola, si chiede l'elemosina su un binario. I protocolli sottoscritti in prefettura Bari hanno due obiettivi specifici, senza tetto e i minori non accompagnati che finiscono per bivaccare nella stazione. Sempre di più per la crisi e per gli sbarchi, e se il numero degli homeless è difficile da quantificare, quello dei minori fa emergere chiaramente le dimensioni del problema. Il flusso annuale è di 340, quelli diciamo fissi sono 120. L'obiettivo del progetto, finanziato con fondi PON del pacchetto sicurezza, è mettere in rete i tanti soggetti che già lavorano per ridurre i tempi di intervento e rendere più efficace la presa in carico da parte di istituzioni e associazioni, degli homeless, ma anche delle tante persone scomparse che transitano nelle stazioni. Un ruolo centrale lo avrà la polizia ferroviaria, ma ciascuno è chiamato a fare il suo, da regione, provincia e comune, alla ASL e alle ferrovie dello Stato, passando ovviamente per il Tribunale dei minorenni e l'università.